volontariato e della cultura della solidarietà per conto di Idea Solidale. Sono qui per portare i saluti del presidente di Idea Solidale, Luciano De Mattesi, che in questi giorni è a Padova per altri impegni istituzionali, e per presentare questa iniziativa. Ecco, ma prima vorrei velocissimamente spiegare chi è Idea Solidale, per chi non lo sa, e quali sono le finalità della sua azione. Idea Solidale è un centro di servizi per il volontariato. Questi centri sono stati istituiti su tutto il territorio nazionale in seguito alla legge 266 del 91. In Piemonte sono stati istituiti in seguito alla legge regionale del 94. Attualmente esistono 9 centri di servizio, 7 sulle province e 2 che operano su Torino e provincia. Idea Solidale è uno dei 2 centri di Torino. Ancora in estrema sintesi, qual è il compito statutario dei centri di servizio? Il compito è quello di sostenere la crescita qualitativa e quantitativa delle organizzazioni di volontariato e di conseguenza diffondere i valori di cui il volontariato è portatore: l'attenzione agli altri, l'impegno gratuito nel sociale. Per raggiungere questo obiettivo, ormai da 5 anni sviluppiamo nelle scuole di Torino e provincia un progetto globale che si intitola A Scuola di Solidarietà ed è costituito da diversi moduli didattici che tendono a promuovere l'agio per star bene con sé e a promuovere la partecipazione per star bene con gli altri e con l'ambiente che ci circonda. E oggi siamo qui per presentare la drammatizzazione di una favola, La Cenerentola in Viaggio, iniziativa che si configura come appendice di uno di questi moduli didattici che si intitola I nonni raccontano. Ecco, la presenza comunque di Idea Solidale in un contesto come questo del Salone del Libro vuole anche e direi soprattutto trasmettere il messaggio che il volontariato con la sua azione quotidiana e anche con la sua editoria fa cultura. Se per cultura intendiamo un modo diverso di rapportarsi agli altri, un modo di vivere la società in maniera più partecipata e più solidale. Io mi fermo qui, i protagonisti questa sera sono i bambini. Ringrazio quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione e cedo il microfono all'insegnante Linda Garofano, che ringrazio in maniera particolare per la sua preziosa collaborazione. Grazie a tutti. Allora, volevo chiamare prima un attimo la nostra direttrice, la dottoressa Loredana Ferrero. Buonasera, questa sera è un piacere più che un dovere essere qui. Io voglio prima di tutto ringraziare Idea Solidale che ci ha ospitati in questo spazio, ringraziare della collaborazione e poi molto brevemente augurare buon divertimento e buon lavoro a tutti, ai bambini prima di tutto. Io le prove le ho già viste in parte e penso proprio che sia un lavoro molto piacevole, sono contenta che siate qui in tanti per vedere il lavoro di questi bambini e di queste maestre. In più il Salone del Libro è un'occasione che diventa sempre più importante e soprattutto per i bambini è importantissimo accostarsi già da piccoli alla lettura, alla cultura, quindi dopo lo spettacolo magari avrete anche l'opportunità di accompagnarli a vedere tutto il ben di Dio che c'è in questo salone. Buon divertimento a tutti e buon lavoro ai bambini e alle maestre. Aggiungo soltanto qualcosa su questo lavoro. Allora, Cenerentola in Viaggio
è nata 2 anni fa come favola, è stata inventata dai bambini della quinta B ed è risultato di un lavoro interculturale. Abbiamo analizzato varie fiabe che assomigliano alla Cenerentola che tutti conosciamo. Tra l'altro mi piace l'idea che oggi facciamo il nostro spettacolo accanto ai libri di lingua madre, perché se dopo barcate la soglia vedrete che in quel pezzo lì dello spazio ragazzi ci sono tutti i libri di intercultura. È un lavoro grosso che abbiamo cominciato 2 anni fa e che quest'anno abbiamo voluto riproporre al Salone del Libro, e poi la nostra Cenerentola ha viaggiato un po' dappertutto perché sono appena reduce da un premio che abbiamo vinto in provincia di Salerno, dove lo spettacolo è stato fatto anche da bambine del posto. Quindi stiamo veramente viaggiando grazie alle fiabe. La fiaba è magia, la fiaba è un rito. Io spero che i bambini, come sempre hanno fatto in questi giorni, siano seri, perché veramente anche nelle prove hanno dimostrato di aver capito il senso della fiaba, soprattutto questa fiaba che si ispira anche alla Gatta Cenerentola scritta da Basile, che è un favolista del 600 napoletano, per cui sentirete le musiche tratte dalla Gatta Cenerentola di De Simone in napoletano, e poi una cicerenella che invece abbiamo inventato insieme a Giorgio e ai bambini, in particolare i bambini di prima. Grazie. Intanto chiamiamo i nostri amici musicisti, sono con noi i membri del gruppo musicale degli Addovà. Ve li presento un attimo: Franco alle percussioni, Michela alla voce, sarà anche un po' la nostra ballerina, poi qui c'è Silvio alla voce, Angelo chitarra e voce, Massimo mandolino e flauto. Avevano imparato dalla mamma a vendere bene la loro merce. Apposta una pietra d'aroma del bel mare.
stasera, che bella rosa che vena stasera, la fatta porta tutti la rosa rora, quando è bella stasera, ma fatta innamora, Russia la, Russia la, tutti la rosa da Russia. Mercante peruviano, abbindolato ben bene e pensando di dare nuova gioia alla bambina, decise di risposarsi, ma un triste giorno morì. E fu così che la matrigna e le sorellastre rivelarono il loro vero carattere. Cenerentola, vieni qua, le mie scarpe, il mio bonnet! Cenerentola, vieni qua, le mie penne, il mio collier! Cenerentola, presto, prepara i nastri, i manti, gli unguenti, le pomate, i miei gioielli! Cenerentola, e vieni qua, e vieni là, va su, va giù, Cenerentola! Vestita di stracci e relegata in casa. Thank you.
alcuni anni e una sera il figlio del re di Napoli invitò a corte tutte le ragazze in età da marito perché aveva deciso di sposarsi. Quando le sorellastre seppero dell'invito, si agitarono a tal punto che non pensarono ad altro che alle pettinature e ai vestiti da indossare. Toccava a Cenerentola fare ogni cosa, e pur provenendo da un'altra cultura e non conoscendo le usanze di vestiti e cerimoniali adatti alla corte del re di Napoli, fece di tutto per rendere le sorellastre delle vere e proprie nobildonne napoletane. Mamma, ti voglio prima stasera da faccia sposa, e se mia figlia che bene ti voglio prima stasera da faccia sposa. Sine mamma già m'avega e con un mante naturo ventata la c'è fatta buona stupanziera e con un caia la coppera, e se la fortuna vota paresse li complimenta, fa stimpellizza che all'auto non c'è poi. Mi piace buona che non dice bucia e che non dice la verità. E mo che la sorte ci stenda la mano insieme a palazzo mi chiama a ballare. E mo che la sorte ci stenda la mano insieme a palazzo mi chiama a ballare. E con violino e violoncello e con violoncello e picca a ballare. di Napoli. Omunacello si presentò a Cenerentola, corteggiandola e rincuorandola. Oh!
tanti anni Cenerentola aveva incontrato qualcuno che le voleva bene e che si preoccupava per lei. E fu così che tra le lacrime si ricordò di suo padre, di Arequipa e di tutti i suoi amici, compreso il simpatico duende. Fu in quel momento di dolce nostalgia che la porta si aprì e comparve un bel bambino, l'amico di sempre, il duende, che in realtà l'aveva sempre seguita, non perdendola mai d'occhio. Anche lui, come il Munacello, rassicurò Cenerentola, promettendo di aiutarla a realizzare il suo desiderio di potersi recare al ballo a palazzo. E così, nel difficile tentativo di comunicare, parlando lingue diverse e seguendo mode diverse, il duende e il Munacello, uniti dall'affetto per Cenerentola e dalla voglia di soddisfare i suoi desideri, dopo la confusione iniziale su cosa ella dovesse indossare, riuscirono a intendersi, progettando un piano comune che sicuramente avrebbe funzionato. Madre, padre, non mozza sci, figlia, figlia, perché? Io non mozza cumpare, figlia, 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 figlia. Andiamo a mangiare lì, che si detto, mori che cumpare, te li scappetta la pace. I due personaggi fatati, trasformando sei topolini, una zucca e un lama, rispettivamente in sei cavalli, una carrozza e un cocchiere, raccomandarono a Cenerentola di rincasare prima della mezzanotte, perché allora la magia sarebbe finita. Al momento del gran ballo, quando Cenerentola entrò, tutti presero ad ammirare la sua bellezza. Le lunghe trecce nere, gli occhi nerissimi e splendenti, i lineamenti delicati e la pelle un po' scura. Tutti pensarono che fosse una principessa venuta da lontano. Il principe subito se ne innamorò e insieme si fecero travolgere dalla danza. Lui le insegnava i passi di tarantelle e tamburriate che lei ripeteva con naturalezza. E poi anche lei volle insegnare al principe alcune danze andine che egli imparò subito. Non servivano molte parole per intendersi, bastava condividere gli stessi sentimenti. I due ballarono per ore ed ore, senza notare che nel frattempo era arrivata la mezzanotte. E fu così che la bella se ne accorse, fuggendo in fretta smarrì una scarpetta. Come on.
però di impegnarsi a ritrovare la splendida proprietaria. È vero che era una scarpa molto andina e poco napoletana, ma come fare? In tutta fretta fu ordinato all'Araldo di provarla a tutte le fanciulle del regno. L'Araldo lo visto in tutte le case e finì anche nella locanda dove le sei sorellastre, incitate dalla matrigna, subito si fecero avanti, tirando fuori certi cotechini, ma la scarpina non entrava. Fu allora che il monacello e il duende si fecero sentire, organizzando una tale batteria di suoni e di rumori che indicarono all'Araldo la presenza di qualcun altro in casa. Egli, tutto emozionato, fece l'ennesima misurazione, scoprendo che, meraviglia, quella scarpetta cenerentola non stava stretta e soprattutto era perfetta per il suo portamento e la sua gentile figura. Napoli, Napoli, donna bella, bene per tutta la chiarella, sa che nella padrone, parre di Francia in Baragona. Napoli, Napoli, donna bella, senza chiamella. Napoli, Napoli, bella sirena, la luna piena, la luna nuova. Ogni soldato ci fa la prova, ogni soldato ci fa la prova. Son sei sorelle. Oh,
hai per me, chiega mi piano per me, chiega mi piano. Paolo un po' pozzo faticato e le lavava le